questa storia parla di posta diabolica. C'è un povero mugnaio. Anche un po' stupido. Che un giorno incontra il diavolo. Il diavolo lo vede e gli dice: ma guarda quanto stai sgobbando! Io posso farti ricco in un attimo! Guarda, l'unica cosa devi darmi tutto quello che c'è dietro al tuo mulino. E il mugnaio pensa: ma sì, dietro al mulino ci sono solo delle piante inutili, senza senso. Ma certo, diavolo, prenditele pure, sai cosa me ne faccio io? E pensa di aver fatto un grande affare. E torna a casa dalla moglie, tutto contento, che gli dice: sei un deficiente. Ma come? Non ti sei reso conto? Proprio quel giorno, dietro al mulino, c'è la nostra figlia. Che stava spazzando. E ora saremo costretti a darla al diavolo. Ma la ragazza è molto furba. E quindi si fa subito un bel cerchio di gesso bianco intorno, perché si sa che il diavolo non può oltrepassarlo. E il diavolo, quando lo vede, è disperato. No, il cerchio bianco no! Almeno fosse sporca, potrei comunque prenderla con me. E gli dice al mugnaio: guarda, tu mi devi dare tua figlia assolutamente. L'unica cosa che puoi fare è tagliarle via le mani. Così dai moncherini uscirà il sangue, lei si sporcherà e io potrò portarmela via. E il mugnaio è costretto a farlo. Taglia via le mani alla ragazza e i moncherini cominciano a sanguinare. Solo che lei piange così tanto da renderli subito belli puliti. E quando torna il diavolo non se la può portare via. È stato fregato. E al mugnaio rimangono un sacco di soldi e ricchezze. Ma la ragazza decide comunque di andarsene via di casa e vagabondare. E così, triste e sola e affamata, raggiunge una sera un bosco di meli e decide che ha davvero tanta fame e ne addenterà una. Ma il bosco è proprietà di un re che la becca proprio mentre si sta prendendo una mela. Arriva lì da lei pensando di punirla, ma quando la vede senza mani si intenerisce. Anzi, proprio si innamora e decide di sposarla. E lei così diventa regina. E aspetta un bambino. Proprio quando sta per partorire, però, il re deve andarsene in guerra. E allora si raccomanda alla balia. Senti, scrivimi una lettera quando mia moglie partorirà, così saprò come sta il bambino. E così succede. Solo che in quel momento, quando la balia scrive la lettera per annunciare la nascita di un bel bambino, ci mette lo zampino il diavolo, che sostituisce la lettera con un'altra, in cui dice: è nato un mostro orrendo, uno schifo che non si può vedere. Altro che bel bambino. Fa veramente impressione a tutti. Ma il re risponde comunque con una lettera in cui dice: fa niente, curateli tutti e due, mamma e bambino. Ma anche qui il diavolo sostituisce la lettera con un'altra in cui c'è scritto: no, fateli fuori, lei, la storpia e quel mostro di suo figlio. E la balia si mette a piangere disperata e invece di ucciderli però li manda via e gli dice: non ritornate di più, scappate via per sempre. Quando il re ritorna dalla guerra è disperato, si accorge di tutti i magheggi che ha fatto il diavolo, di quello che ha combinato. E ora ha perso sua moglie e suo figlio, che chissà dove sono. E allora va a cercarli e subito li trova in una casetta, custoditi da un angelo. E non solo, a lei sono anche ricresciute le mani. E così vissero felici e contenti. Morale? Puoi anche fregarlo il diavolo.